Vabbè, dicevi cosa? Tu, moto, avevi le moto? Lui Sì, voleva. avevo una pit bike. Che pit bike? 100, 160 normale. Racconta. Vai a fargli vedere in Allora, videocamera. io, i miei genitori non mi vor... cioè, non mi hanno mai voluto comprare una moto, un monopattino almeno. Niente, cioè i miei genitori se gli dico, allora, a 14 anni li faccio, facciamo la patente del cinquantino. Mi fanno, no, aspetta ai 16 anni, per i 125. A 16 anni facciamo la patente del Oh, aspetta 125. No, la aspetta la macchina. Porco diez, vabbè. E non mi hanno mai voluto comprare la due. Ma moto, perché non si fidano? no? No, mio padre Cioè, non che non si è... Sì, fidino di te, mio ma che padre... No, no, dicono... hanno paura Hanno del paura di... veicolo. Esatto. E vabbè, giusto, non... Vabbè. E... Non Però gli ho so detto, è se è questo che mi giusto piace fare, cioè io sono in obbligato. questo mondo, io faccio le foto per sentirmi parte del gruppo delle moto, no? Perché cioè, mi piace fare questo, mi piace le moto e tutto. E ho detto, io vorrei proprio farlo, mi piacerebbe. Allora mi hanno comprato sta pit bike, mi hanno comprato, virgola, ho comprato sta pit Si è dato bike, il permesso di mi hanno comprare. dato il permesso di comprare sta pit bike, che non Ok. l'ho pagata niente, raga, cioè le pit bike costano davvero 1.000 euro forse. Sì, beh, E... dipende. Io l'ho pagata meno e avevo appena iniziato a guidare, proprio togli la frizione, leva, prima marcia, frena. Il giorno dopo che ho imparato a lasciare la frizione e mettere la prima e la seconda, vado in pista. Aspetta, metti il Ma profilo privato. non lo sapevo io sta cosa. il mio? Sì, che voglio vedere quanta Non gente c'è ti più. manda la richiesta. Hai tolto il video? Sì, ho tolto il video. Perché l'hai tolto? L'ho tolto. Ma non so, Perché l'hai raga, tolto? non L'ho so di cosa tolto. stiano Perché c'era parlando. il video della caduta. Ah, sì, ho Perché visto l'hai io. tolto? Dato che il profilo lo volevo fare bello clean, l'ho tolto. Vabbè, cioè, e Comunque. quindi No words. Mandacelo che lo mettiamo sul gruppo Telegram. Va bene. Cioè, tu Entratemi nel gruppo Telegram. hai imparato a lasciare la frizione a partire e il giorno dopo sei andato in pista. Sì. Non avevi paura della gente? Aspetta, arriviamoci. Ok. Arrivo in pista. E c'era il mio amico che mi dice, sono andato con un mio amico, no? Perché mi aveva Il dato la possibilità di flexer più portare potente la... d'Italia. Grazie, John. John. Mi aveva dato la possibilità di andare col suo carrello, il nuovo carrello, non avevo niente. E allora ho detto, beh, approfittiamo, andiamo. Vado, oh raga, la moto non andava. Non mi sono riuscito a... Cioè, la prima pistata la moto aveva dei problemi, non andava. Cioè, tipo si spegneva in mezzo alla Il curva. Tipo flexer più potente scarbonatissima. Sì, no, aveva d'Italia. problemi del tubo della benzina. Così, Ah, ok. cioè, era intasato l'on-off della Grazie benzina. Lollo, Grazie il filtrino. Lollo. Però l'ultimo turno aveva messo proprio diretto dal serbatoio al carburatore. E minchia, da lì ho fatto il mio primo turno bello. E proprio alla prima curva ho grattato il ginocchio e tutto, mi ero gasato, no? Torno a casa, bello gasato. E lì non mi faceva paura le persone in quel momento perché... Ero consapevole di non essere capace e quindi me ne stavo nel mio, andavo piano, pensavo a Quello tutto. che farò io tra 2 giorni. Dopo ho fatto la seconda Anch'io pistata. ti seguo. Ho fatto la seconda pistata, è andata bene la seconda pistata, avevo preso un botto di fiducia in me stesso. La terza è stata quella del danno, figa, avevo preso troppa fiducia in me stesso. Oh, meno male che prima della pistata, tipo qualche giorno prima, ho comprato un casco dell'Airo in carbonio, tutto bello, ho pagato 400 euro. Lo prendo, vado in pista, bello, volevo grattare il gomito, figa, con la pit bike. È la terza volta che usavo una moto, volevo grattare il gomito. Beh, Oh, raga, non è ogni... infattibile quella pit, minchia. Non è infattibile, ma è difficile. Sì, no, assolutamente. Già, Io non insomma, dico... manco grattare il piede, cazzo, con la pit. Il piede, non il Edo ginocchio. gratta la mia schiena quando andiamo a girare sulle pit, figa, ma si può, porco diaz. Arrivo in pista, primo turno, proprio arrivo lì, ogni curva, andavo lì così, così col gomito, e non riuscivo. Esco... Faccio, oh raga, adesso gratto il gomito. Rientro, fai proprio due giri. Mi passa uno a cannone a fianco con un CRF, quindi vabbè. Cagato Mi sono sotto. Ma cagato dove eri? addosso a Rozzano. Ah, minchia, a quando si poteva ancora girare a Quando si Rozzano? poteva ancora girare con le pit. L'hanno stoppato per colpa mia, figa. Te lo giuro. No. Te lo giuro. E a Rozzano c'è il rettilineo che fa una curva, no? Quando sei da solo spensierato, la curva la fai. Minchia, Quando raga. passa uno è dritto. Ero full gas. Oh, mi passa uno, mi sono distratto, raga, sono andato drittissimo contro la ringhiera, a full gas ero. E niente, mi sono squarciato la testa, io ho fatto dei rotoli in aria, Dei rotoli. la moto mi è arrivata addosso e mi sono squarciato tutta la fronte e
E niente, mi hanno messo 14 punti sulla testa, sulla cabeça, mi hanno portato all'ospedale. Adesso è così. E no, non poi dire da lì, niente, non dire niente di bannabile. No, no, poi da lì mio padre voleva... picchiarti. No, non voleva più farmi usare la moto, voleva vendermi tutto. Ah, perché poi l'ambulanza mi aveva tagliato la tuta. Minchia, raga, la tuta della danese me l'ha tagliata, sta infame. Non ho fatto niente, figo, uno sbrego qui e basta, mi ha tagliato la tuta. Ma sai che sta cosa, cioè, è la prassi, Però Luca, secondo me si gasano di brutto nel tagliare le robe. Anche le... No, beh, oggi il mio amico era da... Il mio amico... Non penso cazzo, se non ti sei fatto niente non ti taglia la tuta, minchia. No, chiaro, però sai, un conto, zio, se c'hai sulla maglietta che dici mi hanno tagliato la maglietta, vabbè, sfilare la maglietta ancora ancora, la tuta ci stai comunque, cioè anche metterla, toglierla da solo, così fa fatica. Il mio amico... Vabbè, avevo fatto un bel volo, guarda, cioè, che... Cioè, infatti, cioè, se sai che uno ha fatto un bel volo, io sono magari... caduto e mi hanno... Allora, io mi sono svegliato dal volo, non so se sia mai stato a Rozzano. No, non io sono caduto più o meno all'inizio della curva del rettilineo, proprio dove la moto... Ma tu mi dici rettilineo, curva destra? No, rettilineo, proprio il rettilineo è fatto così, il rettilineo. Ah, è tipo tendente a destra? Sì. Ma dove c'è la partenza? Dove c'è la partenza? Io sono caduto alla partenza e mi sono svegliato in fondo. Ma in fondo, in fondo, in fondo. È la prima curva a destra. Mi sono rialzato, non vedevo più niente. Alla prima curva, proprio mi sono rialzato alla prima curva. Non vedevo niente e mi hanno raccontato che quando mi hanno messo giù avevo proprio tutta la faccia, anche dentro gli occhi, rosso di sangue. Io... mi sono alzato, vedevo dalla mentoniera del gocciolavi. Casco, che gocciolavo, no? Minchia, ma sai che ultimamente stiamo parlando solo di cose che ti alzi e vedi il sangue che cola, minchia. Oh, ma sai che ho detto, cazzo, mi sono rotto il naso, figa il naso, mi sono rotto. Del club. Invece no, mi hanno tolto tutto, mi hanno fatto la foto e lì ho capito del danno. Ma ce l'hai la foto di quando ti sei aperto? Sì. Fammela vedere. No, io non l'ho mai vista. Però, cioè, ci sta comunque, no, beh, in una situazione del genere, zio, ci sta che ti tagli. No, sì. Difatti. Sì, no, infatti lui era contento. Bah, come taglia la tuta, se cazzo. Vabbè, ma la tuta era nuova? No. Era ma di mio zio. Anzi, aspetta. Ah, ok. Infatti, perché mi stavo domandando, scusami, cioè te hai comprato una pit bike il giorno dopo eri in pista e ti sei pure comprato una tuta? No, era di mio zio. Adesso meno male che avevo comprato il casco. Perché mi guardi così? Porco zio, non vai in pista. No, infatti non vai in pista senza tuta, però dico, cioè già ha fatto il gesto folle di comprarsi una moto e di andare in pista il giorno dopo. No, per fortuna lui si compra pure la tuta, mi chiama proprio send it totale. Per fortuna che ho comprato il casco, raga, il casco mi ha salvato la vita, ve lo giuro. Sì. Il casco, io giravo con un casco in plastica, dalla botta che ho preso il casco si è spaccato tutto, casco da buttare, però mi sono salvato la testa. Cioè anche se mi sono fatto uno sbrego, non mi interessa lo sbrego, figa, sono ancora qui a respirare.